giro, ultimo giro, lotta al cardiopalmo, viene fuori Roth in scia, ci prova, Wimmer al comando, Cadalora secondo, Roth terzo. Ai box siamo, dice Beltramo, all'incitamento a pugni chiusi. Wimmer, Cadalora secondo, Roth terzo, col numero 2. Ecco da Roth, cosa vediamo? Cadalora all'interno attacca, doppiati un po' più avanti. Wimmer tiene il comando, si avvicina pericolosamente Roth, Cadalora si affianca, un doppiato si fa da parte. Ora Roth ha soltanto Wimmer davanti, Cadalora però più interno, tenta di infilarsi Kosinski, si avvantaggia Cadalora, Cadalora al comando, ultime curve, le curve più veloci, Cadalora, Wimmer, Kosinski appaiato con Zellenberg, è la curva di ritorno, c'è anche un doppiaggio da fare, Cadalora resta in testa, imposta per primo l'ultima curva e poi c'è la S, Cadalora, c'è il doppiaggio ancora. Speriamo che questo non danneggi più di tanto. C'è un doppiaggio, ma vediamo, Cadalora deve uscire non troppo forte e tenere una buona linea. Frutta anche la scia il doppiato, si avvantaggia Cadalora e vince Cadalora. Vince Cadalora davanti e perfino il servizio cronometraggio non riesce ancora a dare un risultato. Luca Cadalora vince il Gran Premio d'Austria. Meraviglioso, il più bello della stagione. A te Paolo con Rossano Brazzi. Siamo qui Rossano Brazzi, allora? No, sono contento, diciamo, questo era un circuito che non dovevamo vincere, abbiamo vinto. Dove dovevamo vincere non abbiamo mai vinto, meglio di così, non so. Allora, il Cadalora è incontenibile, una vittoria assolutamente disperata. Rivediamo dalla moto di Roth la situazione all'imbocco della S con Cadalora davanti. Da qui si vede un po' poco purtroppo, ma Cadalora ha avuto un doppiato che curiosamente lo ha avvantaggiato tirandogli la scia sul rettilineo. Ti aspettavi questa volta? No, forse no. Oh, a voi. Sono troppo contento. È stata durissima? Sì, durissima. È stata una cosa incredibile. Cioè, staccati uno contro l'altro, gomme che fumavano. È stato bellissimo. Senti, qui non te l'aspettavi di vincere, hai vinto, eh? Delle volte succede così, quando meno te l'aspetti. E quando te l'aspetti adesso invece in Jugoslavia? Spanna il prestigio della marca. Ed eccovi infine un documento eccezionale, il tamponamento di Roth a Bradl, filmato direttamente dal cupolino della moto. Gran numero di Bradl, che tenta di tagliare la variante sul porpido posto all'esterno, esagera e si intraversa. Riesce a non cadere con una buona dose di fortuna. I due piloti, del tutto casualmente, restano in equilibrio. Il motociclismo è spettacolo, meraviglioso da raccontare, soprattutto quando il finale è lieto. Non manca nella 125. Anche con pochi cavalli a disposizione, c'è chi, come Hernandez, fa numeri alla Schwanz. Prime, lui esulta davanti a Capito. Drammatico sul circuito di Rijeka per la settima prova mondiale, con ben 41 cadute in 3 giorni, le ultime delle quali purtroppo fanno registrare un caso molto grave, quello del tedesco Roth, ricoverato in fin di vita all'ospedale di Rijeka. Le immagini messe a disposizione dalla televisione jugoslava ci mostrano soprattutto la vicenda agonistica, che è stata caratterizzata da due gare molto combattute, la 125 e la 250. La prima è stata vinta dal tedesco Prime davanti al 17enne imolese Loris Capirossi, all'altro romagnolo Casanova, tutti e tre su Honda. Un arrivo in volata con 9 piloti in un secondo, tra i quali altri 4 italiani, Romboni quinto, Gresini sesto, Vitali ottavo e Gramigni nono. Sempre più sconcertante lo scenario della 500 con 9 piloti classificati, il minimo storico. Ha vinto Rainey davanti a Schwanz con lo sconfortante ritiro nelle prime battute della gara delle tre cagiva in 2 successivi incidenti. Poi la 250, combattuta come sempre con un crescendo di sorpassi che lasciavano aperta ogni soluzione tra almeno 5 piloti, tra i quali il nostro Cadalora. Ed infine l'incidente causato dall'australiano Darren Millen, che procedeva lento al centro della pista e che veniva colpito in pieno da Reinhold Roth. Nell'incidente era coinvolto anche lo spagnolo Crivillé,
anch'egli impegnato nel gruppo di testa. Gara sospesa e, per ironia della sorte, lo stesso Roth veniva accreditato di un sesto posto con la vittoria dello spagnolo Cardús su Honda davanti a Kosinski su Yamaha e a Wimmer su Aprilia, con Cadalora classificato al quarto posto. Roth, 37 anni, popolarissimo in Germania, vice campione del mondo e anche tra i personaggi che nel mondo delle corse si sono resi particolarmente apprezzabili per le loro caratteristiche umane, oltre che agonistiche. Ora lotta in coma profondo al centro di rianimazione dell'ospedale di Rieti.